Tempi stretti per la presentazione al governo di una proposta sul riordino degli enti locali. La data di scadenza è domani, martedì 23. Per ora sul tavolo c'è soltanto il deliberato del CAL che prevede un modello di riassetto interno potenziando le competenze e gli ambiti di intervento delle due province. Oggi il Consiglio regionale è tornato a riunirsi in una seduta monotematica per approntare un documento valido tale da essere preso in considerazione dal governo centrale. La proposta dell'assessore agli enti locali Antonio Chieffo va in direzione di una superorganizzazione, eliminando enti superflui come i CDA e consegnando nelle competenze provinciali nuove funzioni. Una realtà è una ipotesi che possa coniugare certamente la volontà del governo di razionalizzare la spesa, ma dare e mantenere non solo la provincia di Isernia come fatto così simbolico e come volontà squisitamente politica, ma no, garantendo anche una maggiore efficienza della stessa macchina amministrativa con un contenimento della spesa. Di parere opposto invece il consigliere Petraroia, che nel suo emendamento porta nuovamente alla ribalta la macroregione adriatica Molise, Abruzzo e Marche, una sola provincia centrale, quella di Campobasso, e la creazione di una unione di comuni. In totale la previsione è di 17, 11 per il territorio di Campobasso e 6 per quello di Isernia. Io sono per la macro regione adriatica, dobbiamo unire Molise, Abruzzo e Marche e allo stesso tempo propongo una sola provincia, 17 unioni dei comuni che devono anche aiutare i piccoli comuni a mettersi insieme e associare i servizi, superando le comunità montane, i consorsi di bonifica e tutti gli enti subregionali. In questo modo risparmiamo soldi, ottimizziamo la gestione del personale e avviciniamo la pubblica amministrazione ai cittadini. O facciamo questo o perdiamo tempo.